Fatappa a Sanremo, il grande viaggio insieme Conad 2017. Domani, sabato e domenica, la città sarà l'ultima tappa del tour giunto quest'anno alla terza edizione. Un viaggio iniziato a maggio a Siracusa, che ha poi toccato Tirana, Gubbio, Sassari, Lecce, Trieste e Vigevano. Ce ne parla Alessandro Beretta, direttore generale di Nordic Conad. Noi a Sanremo, ma Conad ha girato per tutta l'Italia. Questa è l'ottava manifestazione che chiuderà questo ciclo dell'estate 2017. Con Conad che da 3 anni propone delle iniziative per avere rapporti con il territorio dove abbiamo dei punti di vendita e dove i nostri soci operano. E quindi da domani sera inizierà un intenso programma che offrirà a chi vorrà venirci a trovare delle cose molto diverse, da un'iniziativa del sociologo Aldo Bonomi che parlerà specificatamente del territorio del Ponente Ligure a degli spettacoli che tra sabato e domenica si alterneranno sul palco di Pian di Nave, Pian di Nave. Dopo lo taglia, di Pian di Nave. Avete deciso di portare uno dei più grossi nomi della musica per quanto riguarda Sanremo, perché stiamo parlando del maestro Peppe Vessicchio, che è diventato un mito del festival. Peppe Vessicchio per Sanremo sicuramente è una conoscenza antica, anche per Conad, perché Vessicchio ci accompagna oramai da 3 anni quando è iniziata questa decisione di fare il grande viaggio. È un nostro amico, un amico di Sanremo, quindi un motivo in più per venirci a trovare in questi 2 giorni e ascoltare della buona musica. Buona musica, tanto spettacolo, grandi nomi e ci sarà anche lo spazio per il food and beverage. Noi offriremo dei nostri prodotti a chi ci verrà a trovare e in più offriremo genegnocchi, chiambretti, vergassola, insomma dei nomi che credo il grande pubblico conosca e che ci aiuteranno a rendere leggero e divertenti alcuni momenti del sabato e domenica pomeriggio. Assessore, ieri la nomina, oggi subito il primo appuntamento stampa perché c'è questa manifestazione con la Conad nel weekend. Sì, è una manifestazione importante, soprattutto di vista sociale e sportivo, che ha scelto Sanremo come destinazione a livello nazionale. Direi che è un bel ritorno di immagine, oltre che insomma, di utilità. Musica, spettacolo, poi ci saranno anche spazi per il food and beverage che coinvolgeranno tutta l'area di Pian di Nave, un'area che tra l'altro è molto sfruttabile da questo punto di vista. Beh sì, io adesso nei dettagli tecnicamente non ho ancora preso visione, però credo che sia una manifestazione importante e completa.